Gli antichi maestri erano sottili e penetranti. La loro saggezza profonda come un abisso. Non c'è modo di descriverla. Si possono solo ritrarre vagamente nel loro aspetto. Cauti, come uomini che attraversano un fiume d'inverno. Vigili, come uomini coscienti del pericolo. Semplici, come legno grezzo. Cedevoli, come il ghiaccio che sta per sciogliersi. Amorfi, come acqua torbida. Ma l'acqua più torbida torna a essere limpida quando rimane ferma. E da quella immobilità sorge la vita. Chi abbraccia il Tao non cerca la pienezza, ma, non essendo mai colmo, può rimanere come un germoglio nascosto e non ha fretta di maturare troppo presto. Vivere senza fretta. In questo capitolo si parla che gli antichi maestri godettero di un livello indescrivibile e profondo di collaborazione con il loro mondo. Lao Tzu usa le similitudini per rappresentare l'esistenza di questi saggi, vissuta nella tolleranza e nella pace. Immaginate di attraversare d'inverno la superficie ghiacciata di un fiume che da un momento all'altro potrebbe rompersi. Siete cauti e attenti mentre, al tempo stesso, cercate di mettere in guardia gli altri dal pericolo imminente. Queste descrizioni dipingono un ritratto di coloro che vivono senza fretta, ma sono anche profondamente coscienti. Considerate i due modi di essere presentati in questo capitolo del Tao Te Ching. Prima fondetevi con ciò che vi circonda più da vicino, divenendo di conseguenza uno con esso, e poi restate simultaneamente così rilassati da far sì che la vostra quiete permetta a ciò che vi sta intorno di fermarsi, mostrandosi in tutta chiarezza. State in guardia e siate avvedutamente consapevoli, ma al tempo stesso mantenete un'assoluta calma dentro di voi. Non abbiate fretta né pretese, ma siate totalmente responsabili del vostro mondo interiore. Questo passaggio del Tao mi ricorda le seguenti parole della Bibbia. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Salmi 46,10. Siete stati concepiti nella quiete, da cui provengono tutte le creature. Rimanete semplici e creativi, come dice Lao Tzu, simili al legno grezzo, che simboleggia l'intelletto e il potenziale illimitato del principiante. La vostra mente sia disposta a scorrere con la vita e a essere modellata dalle eterne forze del Tao. Seguite gli esempi descritti. State in allerta, ma rimanete tranquilli e in pace. Siate vigili, fiduciosi e non impazienti, flessibili, ma immobili, nell'attesa che le acque diventino limpide. Questo capitolo vi ricorda che per mezzo della natura, al fine, tutto si appiana. Il vostro scopo sia quello di rimanere in armonia con la natura, come il seme nascosto sottoterra, che attende di germogliare senza premura per compiere il suo destino. Come ogni cosa in natura, non può accadere frettolosamente. La creazione ha i suoi tempi. Anche per voi vale chiaramente questa metafora. Sbocciate secondo un disegno divino. Tutto ciò di cui avete bisogno vi sarà donato senza fretta. Smettete di chiedere con insistenza e confidate nel perfetto concretizzarsi del Tao. Rimanete in uno stato di attenta gratitudine e sintonizzatevi con la via. Nel tentativo di sondare la mente e le intenzioni di Lao Tzu attraverso la meditazione e la ricerca del Tao Te Ching, ecco ciò che credo direbbe per noi oggi. Smettete di inseguire i sogni, lasciate che si realizzino secondo un perfetto ordine al momento giusto, rallentate il ritmo frenetico, siate vuoti come una grotta e aperti a tutte le possibilità, come il legno grezzo. Fate della calma una regolare pratica quotidiana. Immaginate tutto ciò che desiderate attuare nella vita e poi lasciate andare. Abbiate fiducia nell'azione divina del Tao che opera in ogni cosa su tutto il pianeta. Non avete affatto necessità di affrettarvi né di forzare nulla. Osservate e disponetevi a ricevere, invece di dirigere la vostra vita con prepotenza. E attraverso un tranquillo svolgersi degli eventi che dominerete l'esistenza della vita del Tao, e attraverso un tranquillo svolgersi degli eventi che dominerete l'esistenza della vita del Tao. Immettetevi nel flusso della vita, abbandonatevi dolcemente alla corrente. Smettete di lottare e cominciate a fidarvi della saggezza del Tao. Ciò che vi appartiene giungerà a voi, quando non cercherete di spingere il fiume.
Probabilmente è tutta la vita che vi incoraggiano a darvi da fare attivamente e a inseguire i desideri. Ora è giunto il momento di confidare nell'eterna saggezza che scorre in voi. Nel libro The Way of Life According to Lao Tzu, tradotto da Witter Binner nel 1944, riassume poeticamente questo capitolo del Tao. Come potrà la vita di un uomo mantenere il suo corso se egli non lascerà fluire? Coloro che si abbandonano al corso della vita sanno di non avere bisogno di un'altra forza. Non si logorano, non piangono, non necessitano né correzioni né di riparazioni. È un valido consiglio per vivere senza fretta. Ora, metti in pratica il Tao. Adesso, posa questo libro. Prenditi 15 minuti per sederti in tranquillità. Rifletti su tutto ciò che avete e su tutto ciò che abbonda nella vostra vita, secondo i tempi stabiliti dal disegno divino. State in pace e ringraziate per ciò che permette alla vostra esistenza di svolgersi in modo perfetto. Abbandonate tutti i pensieri dettati dalla fretta.